Cosa mi ispira oggi a parlare davanti a questa telecamera? Di cosa parliamo oggi? My morning routine, la mia routine giornaliera. Uno spunto per iniziare a parlare della tua giornata. È una cosa che durante le conversazioni capita molto spesso di parlare di sé. Quindi oggi ti parlo di me come spunto per poi poter parlare di te. Partiamo dalla sera prima per poi parlare della mattina. So, last night, quindi ieri sera, last night, I went to bed at 10 o'clock. 10, quarter past 10. This morning, my alarm went off at 6 o'clock and I woke up at a quarter past 6. Quindi l'allarme ha suonato, sì, l'allarme, vedi? Parlando in inglese, pensando in inglese, viene male anche l'italiano. Quindi è normale che se pensi in italiano quando parli l'inglese, viene male l'inglese. Quindi la mia sveglia, che si dice alarm clock, ha suonato alle 6 in punto, come tutti i giorni, e verso le 6 e un quarto mi sono svegliato. Mi sono alzato e ho bevuto mezzo litro di acqua calda. So I drank half a liter of hot water, or warm water, it depends on the temperature, and then I started meditating. E quindi poi ho meditato. For 15 minutes. After my meditation, I set up my yoga mat and started my yoga practice for 30 minutes. 30-35 minutes with 5 minutes relaxation at the end. Quindi ho fatto la mia pratica di yoga quotidiana di 30 minuti più 5 minuti di relax alla fine. After all this routine, it was about half past seven. Half past seven, I started to make my breakfast and I had my breakfast until 8 o'clock. Quindi ho preparato la mia colazione, ho fatto colazione fino a verso le 8. From 8 o'clock to half past 8, more or less, I just relaxed, checked my messages, checked my WhatsApp, my Facebook page and everything else, and catch up with with my friends, with my clients, with my students. Quindi dalle 8 alle 8 e mezza circa ho controllato i miei messaggi, la mia rubrica, il mio Facebook e tutti i miei account per rispondere ai miei clienti, ai miei studenti e controllare un attimo sul da farsi giornaliero. 9 o'clock I started to record this audio and this video. Quindi alle 9 ho iniziato a registrare questo audio video. And usually after a couple of hours I complete my video editing and I upload it to on the internet. I upload it to YouTube. Quindi dopo aver registrato e modificato il video, lo carico su tutti i vari social. Cosa succede? At about 12 o'clock I start cooking for my lunch. I start making my lunch. And by 2 o'clock, more or less, I finish lunch and relax half an hour before starting my tutoring lessons. So, verso mezzogiorno inizio a preparare il pranzo e per le 2 circa ho finito di preparare e mangiare il pranzo. Mi rilasso una mezz'oretta. A volte faccio anche una piccola nap, una piccola pennichella di 20 minutes e poi verso le 3 di solito inizio le mie tutoring lessons, le mie ripetizioni che faccio il pomeriggio. At 7-8 o'clock I return home, quindi di solito verso le 7 le 8 torno a casa e I don't have dinner e non faccio cena. Sometimes I have a cup of tea. Sometimes I have a cup of decaf coffee, or sometimes I just have an infusion, sometimes I just have nothing, or a little snack. Oppure se ho fatto merenda prima, non faccio niente e vado a dormire, sono pronto per le 9:30 circa per prepararmi nella routine serale e andare a dormire, leggere un po', scrivere il mio diario e ready for the next day. And you? Quindi tu come potresti descrivere la tua routine quotidiana, la tua giornata tipica? Provaci, sfruttando questo video, prendendo note, prendendo appunti per cogliere quello che ho detto durante
cosa faccio la mattina, il pomeriggio, la sera, e prova a trasformare questa conversazione che io ho fatto con te in una conversazione che tu puoi fare con me in modo virtuale, finto, davanti a uno specchio, o puoi anche registrare un video e postarlo sulla pagina. Bye bye, see you on the other side. Grazie per avermi ascoltato fino alla fine. Se vuoi prendere il massimo da questo video, riguardatelo, prendi appunti e soprattutto metti in pratica scrivendo, descrivendo o commentando la tua daily routine anche davanti a uno specchio. Puoi lasciare un commento, puoi interagire con la community Inglese Vero sia su Facebook, Inglese Vero, che qui sul canale YouTube, che sul sito. Se vai sul sito troverai due cose molto importanti. La prima, nel blog, troverai la lezione completa con le istruzioni passo passo per prendere il massimo da questo video. La seconda è il podcast Inglese Vero, dove ascolterai l'inglese parlato dagli italiani come te che hanno raggiunto un'eccellenza o una padronanza della lingua che gli permettono di utilizzare la lingua come fosse l'italiano.